parte con me, nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venir con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. C'era una volta un vecchio artigiano che aveva due figli, Gianni ed Elmerico. Un giorno... Gianni! Dove ti sei cacciato? Che figlio stupido! Eccomi, padre! Stavo pulendo il camino. Rispondi subito quando ti chiamo. Elmericuccio, ho bisogno di te! Vedi di cavartela da solo, vecchio! Sto giocando con gli amici. È sempre spiritoso quell'Elmerico, è la mia consolazione. Mentre tu non sei degno di allacciargli le scarpe. Resta in bottega, stupido Gianni. Devo andare dai miei debitori a vedere se mi pagano. Va bene, padre, resterò. Il vecchio artigiano se ne andò. Fece il giro dei clienti più ricchi, ma non ne ricavò un centesimo. Qui gli affari vanno male. Bisognerà inventare qualcosa, se no finiremo in miseria. Intanto mi fermerò a riposare in questa osteria. Due clienti stavano parlottando e l'artigiano non poté fare a meno di ascoltarli. Ti dico che l'ho sentito con le mie orecchie, Gedeon. Uno stregone ha rapito la figlia del re e l'ha rinchiusa in un castello. E a guardia ha messo dei draghi e una vecchia. Una vecchia? Sì. Una vecchia che sottopone a tre prove chi vuol liberare la principessa. Sembra che siano difficilissime queste prove. E chi non le supera viene sbranato dai draghi. E se qualcuno dovesse riuscire? Il re ha promesso che darà in sposa la principessa a chi la libererà. E per di più lo stregone che la tiene prigioniera, perdendola, morirà. E il castello e tutte le ricchezze passeranno al liberatore. Ecco un'impresa degna di Elmerico. Supererà in un batter d'occhio le prove, sposerà la principessa e diventerà re. Corro a comprargli armi e cavallo. Qualche tempo dopo, Elmerico, armato di tutto punto, balzò sul cavallo bianco che il padre gli aveva regalato e partì. Galoppando velocemente, si avvicinava come un fulmine al castello dove la principessa era prigioniera. Sulla sua strada incontrò un formicaio e ci passò sopra col cavallo per distruggerlo bene, solo per il gusto di vedere le povere formiche disperarsi. Fermatosi a bere presso un laghetto, vide 12 anatroccoli e, chiamati di arriva, li uccise trovandoli brutti. Per ultimo, con un colpo di spada fece volare in pezzi un alveare che pendeva da un albero. Finalmente giunse al castello. In giro non c'era nessuno. Tutto era silenzioso. Non avrò sbagliato castello. Questo ha un'aria abbandonata. No, è impossibile. Io non sbaglio mai. Adesso farò un tal baccano da svegliare tutti. Farò vedere io chi è Elmerico. Elmerico cominciò a gridare, a tempestare di pugni il pesante portone. Aprite! Aprite immediatamente! Come osate farmi aspettare? Come osate lasciare fuori me? Elmerico! Aprite o sfondo la porta! Quando ormai Elmerico aveva la voce roca a furia di gridare, si aprì una finestrella e si affacciò una vecchina. Che c'è? Chi bussa? Chi bussa? Se è un'ora, ti tempesto la porta di calci e pugni. Sei sorda per caso, vecchia? No, non sono sorda. E allora scendi e aprimi, o sbatto giù la porta. Oh, vorrei vederti buttar giù il portone da solo. Avanti, vecchia, aprimi! Devo liberare la principessa, svelta! Ho fretta di diventare re! Aspetta! Domattina ti metterò alla prova! Elmerico si buttò sdraiato ai piedi di un albero e la mattina dopo si presentò alla vecchina. Quali sono queste famose prove? Io non ho paura di niente! Sono coraggioso io! Per essere veramente coraggioso lo stai ripetendo troppo! Come osi, brutta vecchia, parlarmi così? Adesso basta! Dimmi chi devo uccidere! Non devi uccidere nessuno! Vedi? Rovescio sul prato un sacchetto di semi di lino. Il vento li spargerà per bene. Devi raccoglierli tutti entro un'ora. Ma che razza di prova è questa? È impossibile raccogliere tutti questi semi di lino. Non mi ci provo nemmeno.
Però piuttosto una bella dormita. Quando la vecchina tornò, scosse la testa e propose la seconda prova. Buttò 12 chiavi d'oro nelle profonde acque del fossato che circondava il castello. Ripescale entro un'ora. Non ci penso nemmeno. L'acqua è fredda e profonda. Potrei annegare o prendermi un raffreddore. Non va niente bene, caro mio, ma ti proporrò ugualmente la terza prova. Seguimi nel castello. Ti farò vedere 3 figure avvolte in teli bianchi. Ecco, entra. Avrai un'ora di tempo per indovinare fra le figure ammantate sotto quale delle 3 si nasconde la principessa. Se indicherai la figura giusta, avrai liberato la principessa. Se indicherai una delle figure sbagliate, mal te ne incoglierà. Ecco la prima figura, la seconda e la terza. Hai un'ora per scegliere quella giusta. Perché perdere tempo? Tanto sono tutte uguali. Scelgo quella di destra. Figura di destra? Rivelati! Aiuto! Un drago! Aiuto! La figura che il Merico aveva scelto in tutta fretta nascondeva infatti un terribile drago. Il Merico cercò di scappare, ma il mostro lo inseguì fin sulla torre più alta del castello. Il giovane era terrorizzato. Ormai non aveva più scampo e, piuttosto che finire tra le fauci del drago, preferì precipitare dalla torre nelle profonde acque del fossato. Il Merico ormai da un anno mancava da casa e il vecchio padre non si dava pace. Perché non torna, benedetto figliolo? Eppure deve essere riuscito nell'impresa. È forte, intelligente. Padre, lasciate che vada io. Chissà che non sia più fortunato di mio fratello. Povero sciocco! Se non è riuscito il Merico, che è tanto in gamba, che vuoi fare tu? Voglio tentare ugualmente. Bada, non ti darò né cavallo né armi. Ma Gianni si accontentò di prendere con sé un tozzo di pane per sfamarsi durante il viaggio e partì. Il viaggio a piedi era lungo e Gianni si fermò a passare la notte sotto un albero. Il mattino dopo, allo spuntar del sole, Gianni si accorse che, proprio lì accanto, molte formiche lavoravano di buona lena per rimettere a posto il loro nido. Povere formiche, chi ha distrutto la vostra casa? Un giovane, a cavallo, molto cattivo. Non sarà stato mio fratello il Merico? Può darsi, era armato di tutto punto. Lasciate che vi aiuti. Grazie, vedrai che un giorno ti ricompenseremo. Quando Gianni arrivò al laghetto, c'erano 12 anatroccoli che nuotavano. Il giovane divise con loro il suo pane ed essi lo ringraziarono. Qua, qua, tu possiedi una virtù. Qua, qua, che più bella non ce n'è. Qua, 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 sei piena di bontà. Qua, qua, se bisogno avrai di me, vedrai che in un momento io sarò vicino a te. Gianni se ne andò, contento di aver fatto nuove amicizie. Passando vicino a un alveare, non scordò di cogliere un bel mazzo di fiori odorosi e posarlo ai piedi del tronco al quale l'alveare era attaccato. Le api gradirono molto il regalo e ronzarono contente. Dopo aver superato tutte le avversità, Gianni affrontò la scalata per arrivare al picco dove sorgeva il castello. Finalmente giunse davanti al grande portone e bussò timidamente. Che cosa desideri, figliolo? Ecco, se non è troppo disturbo, vorrei tentare di liberare la principessa. Puoi provare senz'altro. Ma sai che cosa ti aspetta se fallisci? Sì, lo so, ma una volta la principessa mi era apparsa in sogno e la sua visione mi ha incantato. Niente sarà troppo rischioso pur di liberarla. La vecchina sorrise a quelle parole e rovesciò a terra i soliti semi di vino. Gianni disperava di riuscire a riunirli tutti, ciò nonostante si mise carponi e cominciò la raccolta. Erano passati 3/4 d'ora e il secchiello era pieno solo a metà. Non ce la farò mai a raccogliere tutti questi semi. Il povero ragazzo stava per mettersi a piangere, quando udì uno strano brusio fra l'erba. Erano le formiche che venivano in suo aiuto. Per fila sinistra, ma 1, 2, 1, 2, passo, allineatelo, squadrone, al... Caro Gianni, siamo venuti ad
ai parchi. Vedrai che raccoglieremo tutti i semi in un quarto d'ora. Squadrone formiche, attenti! Sparpagliarsi a raccogliere i semi. Marsh, eccone uno. Prendi quello. Guarda là. Fai presto. Avanti. Aiuta. Presto. Grazie, formichine. Il secchiello è pieno. Ho superato la prima prova. Ma adesso ti aspetta la seconda. Guarda, ripesca queste 12 chiavi. Gianni si spogliò e si tuffò nel fossato. Ma l'acqua era troppo profonda e non riuscì a ripescare nemmeno una chiave. Qua, 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 non siamo venuti qua. Qua, qua, bu, ci siamo tuffati giù. Qua, qua, qui, una sorpresa c'è. Qua, 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 a Gianni io la do. Sono 12 le chiavi, ripescate sol per te. Figuratevi la meraviglia di Gianni quando vide nuotare verso di lui i 12 anatroccoli coi quali aveva diviso il suo pane. Ogni anatroccolo portava in bocca una chiave d'oro e veniva a deporla nella mano del ragazzo. Gianni ringraziò le bestiole e fece loro il solletico sulla testa. Poi andò dalla vecchina e le mostrò le chiavi. Bravo, Gianni. Ora ti aspetta la prova più difficile. Seguimi. Gianni rimase a lungo pensieroso davanti alle tre figure ammantate di teli bianchi. Non sapeva proprio quale scegliere. Cercava di cogliere un gesto, un'espressione, ma le tre figure restavano immobili e silenziose. Pensaci bene, Gianni. Stai attento. Ed ecco che dalla finestra aperta entrò uno sciame di api e si mise a volare proprio intorno alla testa della figura centrale. Immersioce, immersioce. Scelgo la figura di mezzo, vecchina. E speriamo che le mie amiche api abbiano avuto ragione. Figura di centro? Rivelati. Caddero i teli bianchi e apparve la principessa. Grazie, prode Gianni, di avermi liberata. Eccoti la mia mano. Guarda, i draghi volano via. Sei tu ora il padrone di questo castello. E allora ordinerò che sia mandata una carrozza d'oro a prendere il mio vecchio genitore e che sia tirata da due pariglie di cavalli. Un messo annunci la lieta novella al re tuo padre e si comandino le nozze. Sì, Gianni, vivremo insieme felici e contenti per tutta la vita. Finisce così, questa favola breve se ne va, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà. Oh.